Piccola pausa caffè, mi sono qui, mi sono sistemato, e sono collegato e vi volevo dire, anzitutto il bicchierino di plastica l'ho chiesto io, perché mi ricorda tanto una situazione, mi ricorda delle situazioni che ho passato a Roma quando condividevo i miei caffè con i dottori alle macchinette di uno degli ospedali più importanti al mondo, dove lavorano veramente per darti quella ultima possibilità, dove non lavorano soltanto per questo, o dove ci si riduce poi a pensarla così. Ci si perde facilmente. Comunque, ricordi positivi perché, benché la mia esperienza fu davvero senza uscita, pur tuttavia parlare con certe persone, ricevere la loro solidarietà, ricevere il loro interesse, ricevere le loro attenzioni, quello che era giusto e che hanno effettivamente fatto, mi ha fatto stare bene. E poi mi ricorda il bicchierino di plastica, mi ricorda tanti altri caffè che io prendevo ai tempi dell'università, la macchinetta del Dipartimento di Lingue, di Linguistica, dove mi ritrovavo con tanti altri studenti e bevevamo il caffè delle macchinette, che era il più buono, di cui non mi dimenticherò mai. Perciò quando capito in questa bella struttura dove ho il piacere di trascorrere un breve periodo, un mio rituale è quello di farmi fare il caffè, che io, come vedrete, non mi ci butto subito sopra dovendo berlo finché è caldo, non mi piacciono queste cose. Io me la prendo con calma, non è importante che si raffredda. Ora lo sposto un po', prendo il bicchiere, mi bevo un po' di acqua, mi regolo lo stomaco, perché adesso lo stomaco mio sento che non lo può ricevere. Apro il bel bicchiere, mi apro la mia bella acqua che ho stemperato a dovere. E mi gusto un bel bicchiere d'acqua. Poi sto facendo le prime prove per aggiustare la telecamera. Non vi preoccupate che prima o poi ci riusciremo. E questo. Nel frattempo vi dico che le scarpe le ho provate, le ho indossate e sono davvero perfette. Sono proprio il prodotto che io cercavo e che finalmente, dopo mesi di attesa, sono riuscito ad avere. E sono tentato di prenderne un altro paio identico. Ci penserò. Vi volevo far vedere un altro articolo, preso questo su Amazon, e ringrazio tanto Amazon per quello che fa, per quello che sa fare, per tutte le possibilità che dà a quei consumatori che cercano articoli particolari e che non li trovano facilmente nelle loro città o nei loro paesi. Un esempio di quello che dico: ho un coltello a casa che mi è stato regalato a Natale da un mio carissimo amico della città in cui vivevo prima, una città del nord, di cui mi dichiaro sempre orgoglioso di averne fatto parte e di essere stato trattato sin da bambino come un adulto responsabile e capace. Vedete, vi volevo dire, un coltello quindi più grande di questo, rosso, che poi magari vi farò vedere, di cui ho perso questa pinzetta, questo accessorio. Mi sono quindi recato a Rossano nelle varie armerie
e oltre allo stupore, alla derisione, naturalmente questo accessorio a Rossano è irreperibile. Io sono sicuro che se tornassi a Bolzano, dove avevo comprato, dove mi era stato regalato, un attimo, scusate amici, un attimo. Caffè, seconda parte. Perché purtroppo mi hanno portato una cosa che era attesa per le 8, ma sono le 7:39. Si sono dimenticati questo particolare, è sfuggito. E vabbè, la prossima volta prendo il discorso che stavo affrontando prima. Non riesco a montare, ad unirli ancora i video, non ci riesco. Ci riuscirò, ne imparerò di cose. E poi i video saranno sempre migliori, mi auguro. Vi stavo dicendo della pinzetta, quindi derisione nella mia città. Sopra invece l'avrei tranquillamente trovata. E se non che l'ho trovata su Amazon ad un prezzo ottimo, 3 euro. Quello che non mi piace non me l'ha fatta ancora comprare, perché a fronte dei 3 euro della pinzetta, che evidentemente ci vale, tuttavia ci sono 8 euro di spedizione e quindi per il momento preferisco evitare. Chissà un giorno non capito magari a Roma o a Bolzano e riesco a trovarla di persona senza dover pagare questi 8 euro in più. Quindi un altro articolo, nel frattempo mi bevo un altro bicchiere d'acqua perché mi fa sete, la mia natura vuole questo. Aspettando sempre di goderci questo prelibato caffè, che a me non interessa che si raffreddi. A me piace anche freddo, mica deve piacere per forza caldo. Così. Adesso è venuto il momento del caffè. A me piace girarlo come facevo sia all'università e come facevo sia in compagnia di quei grandi medici che ho avuto la possibilità di frequentare per un periodo del 2002. E quindi vi auguro con questo caffè meraviglioso. A me piace amaro. Pensate voi facilmente che io essendo ciccione lo prendo con 10 bustine di zucchero. No, a me il caffè piace amaro, non manca tuttavia la volta rara che io lo prendo con una bustina di zucchero. Mi piace più lo zucchero normale che lo zucchero di canna. Buon caffè a tutti. Ottimo, ottimo, un caffè ottimo. Questa è la ricarica sana e genuina. Opera italiana che ognuno di noi, come io mi auguro oggi, mi sia meritato. Dovrebbe ognuno di noi meritarsi, potersi meritare. Sono stato a Brema per motivi di lavoro. Non ho trovato un caffè così, benché anche Brema in Germania sia una delle capitali del caffè. Però quei caffè pre un paio di caffè presi all'aeroporto di Napoli prima di partire per Hannover, ok? Quei due caffè me li sono ricordati per tutto il periodo in cui ho lavorato in Germania. Forza, forza paese, ce la puoi fare.